sono convinta che il Partito Radicale, pur nelle difficoltà gravi che si trova, anche statutarie, eccetera, se riesce, io credo che è sulla strada di riuscire. Questo percorso che ha già messo in piedi, poi avremo altri, c'è un calendario, diciamo, Ginevra, vedremo che cosa succederà, c'è questo dialogo costante. Noi siamo stati aiutati molto da Giulio Terzi, dobbiamo ricordarlo, perché Marco, Matteo, Maurizio, ma soprattutto Marco Pannella è riuscito ad avere questo, perché si erano conosciuti in anni precedenti, cioè ci sono delle cose che a distanza di anni riaffiorano e ci si ritrova insieme sugli stessi obiettivi, questo accade. Allora io concludo, perché ritengo poi che anche i fatti, io credo che la rivoluzione più importante, se parliamo di carceri, di giustizia, l'abbiamo fatta dal 76, quando questi primi quattro deputati radicali, anziché andare a trovare i loro amici in galera, perché così veniva utilizzato l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, andavano a trovare tutti i detenuti e facevano le visite ispettive. La più grande rivoluzione l'abbiamo fatta con questo, perché diceva illuminare, accendere i fari, far uscire quello che c'è dentro. E allora c'è una proposta concreta, e concludo, già alcuni compagni hanno risposto, io mi sto sgolando un po' da anni, perché noi abbiamo ottenuto, pur non essendo più parlamentari, abbiamo ottenuto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, come Partito Radicale, di poter visitare le carceri in base all'articolo 117 dell'ordinamento penitenziario. È chiaro che io poi sono responsabile dei nomi che propongo, però già Candido si è attrezzato tutte le carceri della Calabria, adesso da Natale fino al 10 gennaio saranno visitate da queste delegazioni radicali. Ci sono i nostri compagni di Frosinone, Latina, eccetera, che lo stanno facendo, in un anno hanno fatto 9 visite, proprio monitorando e proprio facendo un quadro preciso della situazione. Marco Maria Freddi lo farà fra pochi giorni al carcere di Piano. Però vi suggerisco, visto che c'è questa opportunità, però mi devono arrivare le richieste entro, diciamo, al massimo il 23 dicembre, per programmare, è possibile farle in ogni carcere. L'unico posto dove non possiamo andare, non ci mandano, è il 41 bis. Ma prima o poi risolveremo anche questo problema. Quindi finisco con una proposta per i prossimi giorni, perché Marco, una cosa che ci pone costantemente è il problema del tempo. Sembra che il tempo non ci basta mai e che rischia di passare perdendo occasioni che sono fondamentali. Grazie.